da Villabac. La speranza è che mi stiate sentendo, ovviamente. Agnoni, stasera, serata, può succedere veramente qualsiasi cosa. Può succedere qualsiasi cosa. E succederà qualsiasi cosa. Questa è la cosa bella. Allora, vabbè, ve lo dico subito, stasera c'è il pubblico. Questa sera, approfittando del fatto che non stiamo ancora in lockdown, c'è il pubblico qui a Villabac stasera. Siamo in 5. Però succede che, siccome siamo due nuclei familiari, come se fossero due persone soltanto, e la terza persona, siamo in tre. Sembra che siamo in cinque, in realtà siamo in tre, ma tanto conta, detto che fino a sei può dimurriare, quindi chi se ne frega! Ovviamente ci sono anche i cani, che non mancano mai. Stasera, fino a due minuti fa, sta facendo ammazzate, adesso pare che si siano calmati. C'è Gina, che sta qui accanto a me, Salatino sta di là. Non vedo dove sono gli altri. Milli sta là dietro. C'è gente che sta degustando vino stasera. Vabbè, io sono astemio, come sapete, non di bevo miro. C'è capello stasera, dite la verità. Sono Cruise, Tom Cruise. Probabilmente mi candido, perché uno che tiene sti capelli così, un unico motivo può esserci, quando si candida. Cominciamo con la rubrica più amata da me personalmente, forse farò anche uno spin-off con questa rubrica, e cioè l'albabacco del giorno oggi. Eccoci qua, siamo rientrati al mabacco del giorno oggi. Forse avrete notato che è cambiata la sigla, perché originariamente c'era la sigla dell'almanacco, quello della Rai. Poi ho detto, e ho registrato questa nuova sigla che ho scritto io, così che se mi non riano i sordi, almeno mi riano a me. Al mabacco del giorno oggi, 26 ottobre 2020, 300° giorno dell'anno, pensate. Auguri, mancano 65 giorni alla fine di quest'anno, di questo 2020. Ma per il calendario arabo è il nono giorno del mese di Rabi al-Awwal dell'anno 1442. Per il calendario cinese, per il nuovo calendario cinese, è il 10 di settembre 109, anno del topo. Per l'anno, per il calendario ebraico, siamo all'8 di Heshvan del 5781. Come sempre io chiedo se c'è tra gli ascoltatori qualche arabo o qualcuno di religione islamica o qualcuno di religione ebraica, più che altro per sapere le pronunce dei mesi. Heshvan, Rabi al-Awwal, insomma, potrei dire cazzate, no, che in italiano non le dico, però se le dico in lingua straniera è peggio. La Chiesa Cattolica oggi venera San Folco Scotti, quindi auguri alla buonanima di Folco Quilici e a Folco Terzani, figlio della buonanima di Tiziano Terzani. E siccome è Folco Scotti, auguri anche a Jerry Scotti e a Scotti, l'ingegnere capo dell'Enterprise, quello di Star Trek. C'è il pubblico e quindi rido. Oltre a San Folco, oggi si ricordano anche Sant'Amando di Strasburgo e Sant'Aptonio di Anguleme. Voi dite Armando? No, Amando. Voi direte Antonio? No, Aptonio. Secondo me questi erano frati e lui si rinciarficiava. Quando è uscito quelli rivela la comune, ha detto, come si chiamano? Amando e Aptonio. E li hanno chiamati Amando e Aptonio. Amando e Aptonio. Erano questi. E si festeggiano tutti e due il 26 di ottobre 2020. E io questa cosa la devo fare serio, però devo uscire. Ma comunque a qualcuno è andata peggio, perché oggi si festeggia anche un altro santo. Voi sapete che se chiami il figlio Felice già porta spurchia, perché l'ha chiamato Felice. Ma c'è stato un cristiano che ha chiamato il figlio Felicissimo ed è morto martirizzato, pensate. Quindi oggi è San Felicissimo martirizzato. Però attenzione, perché oggi è festa patronale in tutto il Salento. Perché è festa patronale a tutto il Salento? Perché oggi è San Rustico. Oh, San Rustico nell'iconografia lo potete riconoscere, perché al posto di l'aureola tiene appunto un rustico, tiene l'aureola, diciamo, di pasta sfoglia, una picca oleosa. Va bene, veniamo agli auguri a chi è nato il 26 di ottobre. Buon compleanno a Carlo Alberto Salustri, ovvero Trilussa, il grande poeta romano, François Mitterrand,
ma anche Hillary Clinton, quindi vabbè, mi saranno mai uscito. Hillary Clinton, tanti auguri, auguri al Saturnino, il bassista di Jovanotti, Silvia Toffanin in Berlusconi, auguri a Beppe Viola, di cui la settimana passata abbiamo ricordato la morte, pensa picca picca come succede, e il pugile uzbeko Azamat Issakulov, e i miei amici Tony Saina e Salvino Caputo. Auguri, auguri! E iniziamo invece adesso ai morti del 26 ottobre. Ricordiamo che il 26 ottobre è morto Carlo Collodi, il papà di Pinocchio, Hattie McDaniel, l'attrice che faceva Mami a Via col Vento, Gorny Kramer, il grande compositore italiano, Luciano Rispoli, per ricordare, il criminale Rocco Racco, che secondo me era normale all'inizio. Poi Rocco Racco lo pigliavano talmente tanto per culo che è diventato criminale. Cioè, non può esserci. Rocco Racco e il pittore russo Viktor Elpidiforovich Borisov Musatov. Famosissimo. Vabbè, il sole è sorto alle 6:10 e tramontato alle 16:51. La luna è sorta alle 14:57 e tramonterà alle 00:54. E questo era l'almabacco del giorno oggi. Sigla. Ok, andiamo avanti col primo brano musicale di questa serata, una canzone che ho presentato al Quinto Memorial Andrea Baccassino e che è un po' la conclusione, diciamo così, di una lunga storia. Voi sapete che all'inizio della mia carriera ho scritto il medley dell'Untunicatore, no? Ora si fa dia, io vo motto, non è mezza dia, e Tu mi rubi l'andi, la canzone in cui c'erano Mesciu Fernandu e Mesciu Lelei, due mesci intunicaturi. Giunto al Quinto Memorial, quindi a 24 anni di carriera, quasi 25 ormai, ho pensato di... Ma Mesciu Fernandu e Mesciu Lelè, oggi, cosa fanno? Cioè, che ne è stato di loro? Sicuramente dopo tanti anni magari saranno in pensione. Ebbene sì, sono in pensione, ma... Come posso dire? Sono in pensione loro malgrado. Ecco, hanno voluto comunque continuare, almeno... Contunicano quell'ultima casa lì in fondo alla strada. Una canzone che ho scritto per gli ABBA molti anni fa. Tegni una fatia, Fernando. C'è un rustico abusivo tra Galatune e Sicli. Tocca vieni tu, Fernando. Canci soli volte a stella e solo tu li puoi far. C'è l'usa la mastu carri a mezza altezza mena monta l'andità. Stati chiamo a te, Fernando, puru calusa acciugata pensionato lunedì. Io sto con la fre, Fernando. Cali giovani qua ronzano e camminano, c'è guai. Sono persi ormai li mesci, l'intunica di case no scegrai. Tu fu sabbia e bitoniera, sai, già stono a giai, Fernando. Spruzza un pasta strazza, stiendila, la tunica, Fernando. E li caldarine a canti poi li enchiuio. Vai fucendo su all'andita callettica, Fernando. Vai fucendo su all'andita callettica, Fernando. Siamo vecchi ormai, Fernando, a int'anni che non piglio un fracasso come te. Ma c'è sta fatia, Fernando, c'è d'est'ultimo parete antunicare parumè. Dai, preparate capasso che ti piglio con la 500 blè. Fu sabbia e bitoniera, sai, già stono a giai, Fernando. Spruzza un pasta strazza, stiendila, la tunica, Fernando.
e li caldarine aganti poi li enchiuio. Vai fucendo su all'andita callettica Fernando. Vai fucendo su all'andita callettica Fernando. Grazie, 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 abbiamo registrato e registrato come a te Big Bang Theory. No, non è vero, sono reali, abbiamo il pubblico stasera, da dietro alla telecamera vedevo delle braccia che si agitavano, perché poi c'è gente che sta guardando lo spettacolo in diretta, ma comunque non lo vede perché c'è innanzi l'uparamento. Un po' come succedeva con il karaoke, non so se vi ricordate quando andiamo al karaoke di sti parti, a Nardò venne, ma no Fiorello, Fiorellino, tanto tempo fa, tu in televisione vedevi tutta sta gente, così che se guardavano karaoke, in realtà siccome il presentatore stia sopra lo palco girato di spalle, la gente dia le spalle del presentatore, invece da casa vedevi tutto lo paramento. Ecco, e questa sera è così, sono venuti siete in uno spettacolo e sta bene lo culo del computer. Pensa un po' quando vedi la fortuna. Siamo arrivati al primo video della serata, anche questo tratto da un memorial, si tratta però in questo caso del terzo memorial 2016 in quel di San Cesario di Lecce. Voi sapete che nei memorial ci sono sempre molti ospiti che vengono a partecipare, in quell'occasione venne a partecipare per la seconda volta, perché era già stato ospite del primo, Luigi Mariano, mio amico fraterno, tra l'altro 2 anni più piccolo di me, cioè proprio in un fatto di scuola di palo, stavamo proprio a pane di grano con Luigi, abbiamo spesso collaborato. Quella sera venne a cantare una canzone delle mie, una che avevo scritto per Bob Dylan, grazie alla quale dall'altro Bob Dylan ha anche vinto, come sapete, il premio Nobel per la letteratura, proprio grazie a quella canzone, ma a me sordi di due Nobel non sorridi mai. Comunque, vabbè, queste sono tutte cose, ma poi gli avvocati, i giudici, queste cose. Allora, dal terzo memorial Andrea Baccassino, Luigi Mariano e i Bascia Caindi in Naccasi di Nardò. Vai maestro. Allora, questa canzone, tu farai la prima e la terza strofa, io la seconda, è un classico, forse il classico della musica italiana, che è per antonomasia, ma anche per tutti noi, perché per antonomasia, per tutti noi è un classico. E, di quelli, grazie. Di quelli che non hanno bisogno proprio di presentazioni. Allora, prego. Vai. Stammi in vivo e non me ne sta paura.
io all'estero casa cattai. Di un saletto con me di poco, ora mi scerro le pene di guai. Luigi Mariano e i Bascia Caindi, ve li presento, alla chitarra Michele Russo, al basso Pasquale Chiripì, ormai li conoscete. La cosa bella era che c'era la batteria Roberto Duma e alle tastiere Alberto Spenga, quindi c'era Duma e Spenga. Beh, questa battuta l'ha fatta Tonio di Liscemi Freddi molti anni fa e noi la ricicliamo di anno in anno perché è sempre bella, però adesso è il momento della nostra rubrica dedicata al libro della settimana. Allora, il libro della settimana è un libro che parla, come posso dire, parla di una cosa molto, molto italiana e anche forse soprattutto del sud Italia, che riguarda il pranzo, quando la domenica o anche gli altri giorni della settimana mangi pasta asciutta, pasta con l'usugo. Ecco, quando mangi pasta con l'usugo, generalmente tu succede che ti mangi la pasta, no? E poi rimane sotto l'usugo, rimane. E poi ci faci, pigli lo pane e ti faci la scarpetta, no? Quello che si dice la scarpetta. Allora, a volte ci sono persone, io conosco delle persone che scelgono il compagno della propria vita in base al fatto se si face o no la scarpetta, perché sono tanti i fattori per cui uno sceglie di fidanzarsi o di sposarsi con qualcuno.
Ecco, Patricio Cornwell ha scritto appunto Il fattore scarpetta, che è un libro che parla proprio di questo, cioè di chi sceglie il proprio partner in base al fatto se si face o no la scarpetta a fine pranzo, diciamo così. Patricio Cornwell, Il fattore scarpetta, dovrebbe essere un giallo, ma in realtà, siccome è sugo, è un rosso. Io non posso, io sono il comico, non devo ridere, va bene? Allora, anzi, specialmente perché adesso è il momento di fare una canzone veramente, veramente triste, che parla a proposito di coppie che si lasciano, di gente, a proposito di amore, diciamo, questa canzone parla proprio di questo. E come diceva nel frattempo Reddito, sono arrivate cose fritte. Perché Villabac è anche questo. Villabac è anche frittura e gente che mangia, mentre qua c'è gente che sta a fatica. Ma sono un po' abituato a queste cose. Quando voi entrate nei locali, tutti mangiano e io fatico, non è che. Allora, una canzone triste che parla di Edra che si è innesciuta dall'assato. Trusiana, Trusiana, amore mio. Torna, ti prego, da me. Sei partita l'anno scorso per andare a far la spesa e m'hai fatto la sorpresa. Non sei più tornata qui, è da un anno che ti aspetto. Vicino al caminetto per scaldare il cuore mio, così freddo senza te. Trusiana, Trusiana del mio cuore, non riesco a far l'amore se tu non sei con me. Trusiana, Trusiana, ritorna, ti aspetta anche la nonna e la zia di te. Trusiana, da quando sei partita, Trusiana, in questa casa non c'è più pace. Ogni giorno nuove guerre, ogni giorno nuovi morti. Al nonno Trusiana, al nostro amato nonno è venuto un colpo e il dottore ha detto: non c'è più niente da fare, vi potete rassegnare e mettetevi a pregare che ben presto salta il secchio. Era un bravo zappatore, tutto un tratto un gran malore lo ha colpito dritto al cuore e l'ha portato via con sé. Trusiana, Trusiana del mio cuore, non ho quest'amore e tu non sei con me. Trusiana, qua serve un'urnisi, ma un po' c'è di e ma noi come mu fa alla fine della storia, senza speme e senza gloria, hai perduto la memoria e mi dici amore mio, ma a me non mi faci fessa, mo va perdite di pressa e ci sarà di voi Trusiana. Muova e fuocilo. Trusiana, Trusiana del mio cuore, tu non quest'amore e tu non sei con me. Trusiana, pinnanno a giusculato, memo ma giusto accadu.
un'ottimo zucchiuccina, un'ottimo zucchiuccina, un'ottimo zucchiuccina. Cia cia cia. Grazie, grazie, thank you, anzi, bianco, esattamente, esattamente. E, questa canzone invece l'ho scritta quando sono andato un giorno nella mia città, diciamo, preferita, la città di cui sono, e sottolineo di cui sono il cittadino onorario, che come sapete è Culimitu. Ho scritto questa canzone perché sono uscito, mi pigli una cosa allo bar, e purtroppo devo dire, ho vissuto una disavventura. Sicuramente non è colpa di gente di Culimitu, però ho vissuto questa disavventura, per cui stia dentro, ho giubicato sto caffè, tutto di paura mi giro alla ricerca del mio portafoglio, e sparito, tenia lo portafoglio, mamo, è sparito. Stammi pigliavano caffè a Culimitu, a Don Callu cornetto è proprio saporito. È sparito, pure lo cellulare mi sa che è sparito. È stata quella bionda che mi ha rebambito, o forse qualche agnone che mi ha fatto strito. Sape, 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 la laggiù pugiato sopra qualche frigo. Lo tempo mi calo un po' già e mi l'ho scolpito. Forse è stato quando un tisi come si hanno crito. Io mi facciai alla porta e mon ripulito. Mi sa che è stato qui lo zaccalo, tieni lo fermo tantalo, tocca li poce andalo, però non fare scandalo. State attento cascieri all'usire, poi ti bampa, ti scaffa una caggia in faccia e ti lascia la stampa. Basito, basito, mon un rebambito, senza che hai di macchina, a Culimitu. E io qua ancora, no aggio capito, ci son tu più stupido, o più stupito. È sparito, tenia il portafoglio, mamo, è sparito. Stammi pigliavano caffè a Culimitu, a Don Callu cornetto è proprio saporito. È sparito, pure il cellulare mi sa che è sparito. È stata quella bionda che mi ha rebambito, o forse qualche agnone che mi ha fatto uscito. È sparito. La cosa bella è che si trattengono. Ma potete ridere, cioè, che dico, non è che è uno spettacolo comico, potete ridere. Il problema è che poi mi metto a ridere io, questa è la cosa. Tra l'altro, ragazzi, io mi ho riuscito ad obiettivo una cosa fondamentale della puntata di oggi. Cioè, oggi daremo in diretta i risultati del sondaggio per capire come vi chiamate. Cioè, come sapete, abbiamo fatto questo sondaggio per stabilire come si devono chiamare i fans di Bach, perché quelli di Renato Zero si chiamano Sorcini, quelli di Lipù si chiamano Pullover, quelli di Harry Potter si chiamano Potterhead, quelli di, che ne so, di Madonna si chiamano tutti gli santi, non lo so di preciso. Come si chiamano i fans di Madonna? Non lo so. Madonnari. I Madonnari, forse i Madonnari. stasera vedremo quali sono stati gli esiti del sondaggione. So che fino all'ultimo momento veramente il vincitore vincerà Isa, io lo so già perché ho visto, insomma, nel pomeriggio quali erano le percentuali di voto, ma è il momento del nostro secondo video, così ci rilassiamo un attimo, rimettendo appunto, richiamo in ballo il maestro Pasquale Chiribì. È un video in cui con i Bascia Caindi cantiamo questa meravigliosa canzone che ho scritto qualche anno fa per... l'ho scritta per me. Voi sapete che a volte quando un cantautore ha bisogno di scrivere le canzoni, no? Ha bisogno di uno spazio per concentrarsi. Quindi mi ha fatto lo studio 2 di Villa Bach, e dentro mi concentro. Questo ricordo è lo studio 5 degli stabilimenti di Villa Bach. Vado nello studio 2 e mi concentro, però a volte lo studio non è sufficiente per concentrarsi. Ecco, in quei giorni vado in un'altra stanza, che è quella dove facciamo tutti più o meno quando dobbiamo concentrare. Insomma, quel giorno io stia sittato al trono, con il farcone scarassato perché devono circolare le idee, se questa canzone si può passare a fuori Giuliano, Trini e Gramaro. Sente la canzone, me la fotte. Ma cose da pazzi, io non saccio. E poi mi cangia le parole, la cosa grave è che ti cambiano le parole.
mettendo dentro Cunigli Verdi, cosa come stiamo combinando, Cunigli Verdi. Io invece, anche un po' ispirato dal luogo in cui mi trovavo, diciamo, avevo scritto questa canzone, diciamo così, in cui parlo, una canzone di cui parlo del grave problema che abbiamo tutti quando viene gente a casa e senza solo recesso. Può succedere. Questa canzone parla di quello che succede quando tieni gente a casa e senza solo recesso. Eccoci qua, siamo rientrati in studio, e tra poco si giocherà a Scrapazza la Cacazza, nel frattempo sto andando a controllare, nella speranza di non fare danni, i risultati del sondaggione, quindi tra poco saprete come vi chiamate e state rischiando grosso, di chiamarvi in una maniera in cui non vorreste mai chiamarvi. Stiamo per scoprire i risultati del sondaggio. Vi ricordo che c'erano nel frattempo la solita Ambra, è venuta qui a salutare anche lei. Ci siamo quasi, vi ricordo che le quattro alternative erano Baccanti, Baccalà, Baccabestia e I di cui. Erano
diciamo, erano queste le quattro alternative che avevano vinto le primarie, perché c'erano state molte altre. Tra tutte le altre, queste quattro sono arrivate in finale. Abbiamo scelto di mettere queste quattro in finale e andiamo a vedere, ci sono un totale di 42 voti. Nel frattempo si è avvicinata anche la nostra Milli, oh, ciao, in quarta posizione con 8 voti. Mazzate grosse tra Milli e Ambra, probabilmente perché hanno votato per diciamo, avevano scelto alternative diverse, quindi si facevano ammazzate. L'ultimo posto con 8 voti, Bacca Bestia. Purtroppo Bacca Bestia è arrivato ultimo. Qualcuno dice era più bello, come a Sanremo, no? Quello era ultimo, no! Ho minchiato che dici, la posizione è sempre no! Con 11 voti anche Baccanti, quindi sì, con altrettanti voti, 11, i di cui con 12 voti voi siete tutti Baccalla! È incredibile, ve lo siete scelti da soli e siete tutti Baccalla! È incredibile veramente, quando il caso dice la combinazione, ve lo siete votato da soli, anche se mo bisogna vedere quell'unico voto di scarto ci è stato. Io vorrei sapere chi è stato l'ultimo, quello che ha dato il voto, diciamo, definitivo, per cui i fan di Bach si chiamano Baccalla. Andiamo avanti con un'altra rubrica amatissima veramente, e cioè la rubrica dedicata alla canzone tradotta. Cos'è la canzone tradotta? Voi sapete che noi siamo agli party, nel senso che andiamo alle feste, ai party, quindi agli party, siamo agli party. E ascoltiamo queste canzoni inglesi, magari con i balli di gruppo, tutti che parliamo YMCA, tutte queste canzoni, cantiamo parole a casaccio e non abbiamo idea di cosa stiamo dicendo. Ci ho pensato io, che ho preso queste canzoni e le ho tradotte in dialetto, così casomai non sapete l'italiano, sicuramente. Ora, questa canzone è la canzone famosa di Pharrell Williams, che si intitola Happy, e ovviamente in dialetto di Nardò chiede felice, diciamo così. Chiedo se il pubblico può fare il coro, e cioè dovrebbe dire caso felice, così io faccio invece tutto il resto. Anche voi da casa, insomma, mi raccomando, fate il coro. È felice di Pharrell. Qui drugamo bidico, pare una pazzia. Sole riata e già puoi andare via. Sono a mongolfiera, cancello vai. Intra l'aria senza pensieri, sai. E no way, caso felice, batti le mani, ci ti senti come una stanza senza luce, io so. Batti le mani. Scusate. Batti le mani, ci ti pareca. La felicità è una cosa vera, so. Batti le mani come ci sai, ci chiede la felicità per te. Batti le mani, ci vuoi con faci, qui druga face felice a te. Gira sbota e curia la male noa. Dimmi tutto dai, non ti tenere niente. Guarda, stai tranquillo, che non capi niente. Ma non ti perdire tempo piccè. Caso felice, batti le mani, ti senti come una stanza senza luce. Batti le mani, ti pare che la felicità è una cosa vera. Batti le mani come ci sai, ci chiede la felicità per te. Batti le mani, ci vuoi che facci, qui tu capace felice te. Minare a terra, insieme può,
camminare a terra. Sto troppo ierto, mo con mi mieni a terra. Niente mi può minare a terra. Titi si io minare a terra. Niente mi può minare a terra. Sto troppo ierto, mo con mi mieni a terra. Niente mi può minare a terra. Caso felice ti rimano usciti, senti come una stanza senza cielo. Batti le mani usciti, pare che la felicità è una cosa vera. Batti le mani con me, ci sai, ci chiede la felicità per te. Batti le mani, ci vuoi che facci, qui tu capisci, ci felice te. Thank you. Questa era tosta, questa era molto molto tosta. Oh, e vabbè, ma l'importante è che sono felice, siamo tutti felici questa sera, ore 20. C'è questa canzone, questa meravigliosa canzone, scritta per il mio amico, voi sapete, a un certo punto della serata, io vi parlo dei miei amici cantautori. Come sapete, essendo io un cantautore, tengo un sacco di amici di un certo livello, importanti, Paul McCartney, vabbè, tutti questi che poi in realtà amici amici e poi ti fottono la bici, nel senso che stiamo con l'avvocati con tutti perché mi fottono le canzoni, no? Sapete, Prince, Paul McCartney, Sting, un po' tutti. Ma da questo, sinceramente, da questo amico qua non me lo sarei mai aspettato, perché parliamo un cristiano serio, un cristiano preciso, tutto vestito per bene, no, come Lurid, lui dice già che era tutto minato, tutto giocato. Invece questa persona sembrava una persona seria, e anche lui purtroppo mi ha fatto questo sgarbo. Di origini calabresi e in gioventù, tra l'altro, stia pure allo seminario. C'è, sta bene, dorme qua dome, calonu trasferito a Manduria. Facelu prete spera ca nu giurno sindi ene qua, e troanu posto fisso alla curia, tutti insieme. Alla curia, alla curia, alla curia, alla curia. C'è lì il regalo acquisto qua, lì l'aggio chiesto a Magima. Ma dito fa una chianta, una petunia. Io penso che è meglio, ma ci faccio mangia pure ca. Io sto un poco scritto a pecunia. A pecunia, a pecunia, a pecunia. Non saccio cu cucino io, e certo la Calabria e non è la Puglia. Li catto pesce, ma però per la frittura quan ci so pupitri mascolari e qualche aguglia, qualche aguglia, qualche aguglia, qualche aguglia, qualche aguglia. Friseggio e peperussio, rape, milone, tinardò, e dolce cioccolata alla gianduia. C'è sta dici
senti a me, ci qui giù calabrese che per farlo assai felice t'allenduia, 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 t'allenduia. Grazie, grazie, grazie. Beh, questa è la famosa canzone di Leonard, anzi mia, che poi Leonard me l'ha fottuta e li l'ha regalata a quel raduppaccio di Jeff Buckley, che come sapete da Budo poi buon'anima. Va bene, ciao a tutti. Qua nel frattempo c'è gente che sta salutando gli altri cristiani che sono contati, cioè si facciano i fatti loro sopra la chat, io non lo so, cioè. Anzi, ma, allora, Marco va bene perché dice buonasera a tutti, quindi giustamente sembra un po' come il Nuovo Cinema Paradiso quando qui dice buonasera a tutti. Ragazzi, così vi voglio, così mi piacete, siamo d'altra parte una community, siamo una comunità e da questa sera abbiamo anche un nome per la comunità che come sapete è Baccalà, avete scelto voi, non sono stato io, anche se quell'unico perché erano 12-11. Quell'unico lì infame ci sa che ci è stato. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine, resta un'altra canzone da cantare. La canzone è questa, non l'ho provata e quindi non so che tonalità farla, ma forse in questa? In questa, poi se che è sbagliata al saccamo di capo, tanto. Ed è una canzone dedicata a un amico che aveva una piantagione. Ehi ucciù, stai in tralli guai, stati sama qua la gramegna, vammena, lu secca tutto odu, non biessi più ti già gramegna. Ehi ucciù, ma come che puerti giuecchi mattuliciati vammenate sullo lietto e la fre por darsi pur con notti egna e mom a dire come mai ucciù trai castati cattavina berlina tu sordi non da buti mai e mo tu l'hai non è cama fatto una cinquina na 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 na. Ma comunque da tirato di bedre igne e invece cuttaghi l'erba mi sa castalla esciu sempre più ierta mo canci penso martedì ucciu cadiri cucchi vi la chiantime e non sti il segno che passai sta la bombai e poi la mina tu la cuncime na 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 e io ciù. Ma guarda qua,
c'è fughiazze questa gramegna, è strana e mi sa tanto a me questa nogge filu gramegna, mena, 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 na, 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 canapà, canapà, e io ciù, na, 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 canapà, canapà, e io ciù, e io ciù, e io ciù, na, 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 spettacolo, anzi la serata, la diretta live da Villa Bac finisce qui. Vi aspetto tutti numerosi, anche di più. Ciao Baccalà! Tutto sul mio cellulare.